Passiamo al pomeriggio della prima giornata di convegno. Impatto delle grandi crisi economiche su salute e mortalità, il caso italiano. Ne parliamo con Viviane Gidi della Sapienza Università di Roma. C'è stato veramente un impatto e di che genere delle grandi crisi economiche sulla salute? Allora, le due grandi crisi hanno avuto conseguenze sulla salute diverse, molto diverse, per tante ragioni. Un po' per la forza della crisi, come abbiamo ascoltato stamattina, la depressione è un po' più, diciamo, in Italia, un po' meno forte, la recessione è più forte. E le conseguenze sono state meno forti sulla Grande Depressione, che non ha avuto un impatto significativo sulla mortalità, e più significativo invece la Grande Recessione. Bisogna dire che la Grande Depressione non ha avuto impatto anche perché era una fase completamente diversa della transizione sanitaria, la mortalità scendeva rapidissimamente sotto l'onda di modifiche strutturali, l'alimentazione della popolazione, i grandi interventi di risanamento ambientale, quindi c'erano delle spinte esogene rispetto a quelle strettamente economiche, quindi la mortalità ha continuato a diminuire. Oggi la situazione è completamente diversa, la mortalità è molto più bassa ed è diventata più sensibile sia al ciclo economico sia alla recessione, quindi l'impatto soprattutto per il tramite delle malattie del sistema circolatorio sta provocando non un aumento della mortalità ma un fortissimo rallentamento di quello che era un andamento fino all'avvio della crisi molto positivo e quindi si sperava che continuasse ad essere così positivo e invece no, invece si è molto rallentato e si è rallentata non solo il progresso delle malattie cardiocircolatorie ma anche la stessa mortalità complessiva poiché quelle sono le prime cause di morte in Italia, quindi la conseguenza è stato un rallentamento dei progressi della speranza di vita, non tanto forte di quello che è successo per esempio in paesi come la Spagna o la Grecia dove il progresso della speranza di vita si è completamente arrestato per qualche anno. Da noi non è avvenuto, però il rallentamento è significativo.